Allora, siamo a far visitare alla gente strana del sud. Ciao. Il castello Sforzesco. Abbiamo un siciliano e un casertano. Casertano aquilano. Aquilano. Perché? Uno del nord. Si è trasferito. Sei del nord, eh? Del nord. Va bene. Niente, ci vediamo dentro. Qua piove. Per fortuna, sapete che noi amiamo la pioggia. Basta. Sto montando ora il video e mi sono accorto che non si capisce bene dove sono andato. Allora, ve lo spiego in 2 secondi. Allora, ho partecipato con 12 youtuber dell'ambito del fai da te al Mano Makers Day. Cioè, che cos'è? Mano a Mano, il sito che conoscete, comunque vi avevo fatto un video dove lo spiegavo. Ci ha invitato Milano per conoscerci. E questa cosa qua è stata una figata. Quindi vi lascio al video e spero che sia molto più chiaro ora. Lo conoscete? Ma non lo so, chi sarà? È vestito così, no? Beh, ora gli mettiamo sulla camicia così lo riconoscete. Io lo porto a vedere il Duomo e guardatelo, guardatelo, questo youtuber tutto il tempo attaccato al cellulare. E basta, sto realizzando. No, capito che devi dire, ma dobbiamo creare, cioè, i contenuti. Guarda qua che contenuto c'ho alle spalle. Japan? Japan? Korea? Nord o sud? Eh? Nord o sud? Sud? Nord? Oh, south. South. Metley ha trovato il suo mezzo personalizzato. Allora, stupendo l'albergo, c'è solo un problema. Ci hanno dato le tesserine elettroniche. Non c'è scritto il nome della stanza, io non me lo ricordo, quindi che cosa sto facendo? Sto facendo questa roba, non so se la vedete, vado qua, passo rosso, quindi vuol dire che non è questa la stanza. Allora, cazzo, non mi ricordo più il numero, era 450, no, neanche questa. Dopo aver passato esattamente un quarto d'ora a passare tutte le porte del piano, e perché sono fuori focus, mi sono accorto di aver sbagliato il piano. E per quello che non si aprivano le porte. Allora, facciamo due chiacchiere, a che punto siamo? Prima di tutto grazie mille perché mi state scrivendo in un sacco su Instagram, stiamo facendo un po' di stories. Giornata che è partita direi abbastanza bene, siamo arrivati insomma oggi più o meno verso le 3, due chiacchiere, mi sono trovato con Giuseppe, abbiamo chiacchierato un sacco, poi è arrivato anche Madre, siamo andati a vedere il castello Sforzesco, abbiamo fatto un giro in Duomo, insomma la galleria Vittorio Emanuele II se non sbaglio, la scala, insomma figata, giretto a piedi. Ora è tempo di riposarci 10 minuti perché insomma abbiamo girato, soprattutto abbiamo anche creato, sentite la voce, è fuori andata praticamente, e ci andiamo a bere una birra, non tutti, anche perché è arrivato intanto Stefano il falegname, e quando ha sentito birra non ha saputo resistere, quindi vado a fare la pipì e ci vediamo dopo in birreria. Ciao. Vedere un ottimo esemplare di pizza napoletana calda, va mangiata bollente, detta comunemente margherita. Che cosa contraddistingue la pizza margherita e quella napoletana di Stefano? A me continuano a portarmi le birre vuote. Ciao a tutti farmer, orario presto, tutti dormono, abbiamo la colazione insieme alle 9, però io da bravo farmer ci si sveglia presto, e soprattutto sto finendo di montare, meglio di caricare il video, che ho cominciato a caricarlo ieri sera ma non è ancora carico e devo uscire entro le 10, quindi ora l'impresa sarà far andare sto maledetto internet e dopo successivamente caricare il video. Ci vediamo dopo a colazione, ciao.
ne dite? Facciamo video tutorial sulla manutenzione del bosco verticale, come si chiama? Andiamo? Allora, dopo una vita di sacrifici, vedete quella scritta lì? Quella scritta lì! No, dov'è la scritta? Oddio. Sei davanti Paolo. Ma sei davanti tu Paolo. La risposta è quella scritta lì. Vuol dire che siamo arrivati. Farmer, sono con voi. La Madonna. Esatto, noi siamo allora, salve signora. E dica ancora allora, signora. Signorina Alessandra. Alessandra. La signorina Alessandra, appena no, scoperta. Signora, ho anche due figli però. Vabbè, allora, vero, cioè. Miss, la miss si dà tutti. Esatto, ecco, esatto, la miss esatto. Alessandra, sì, milanese? Sì, milanese. Ecco, bene, ci può trovare su YouTube, quindi va su YouTube. Okay. Può cercare varie robe, allora io faccio coltivazione orto, sei una piantina di base. Beh, è una figata il mio canale. Ma no, che cerca un farmer, Matteo il contadino. Matteo il contadino. Niente, dobbiamo andare a fare la foto. Buona piacere. Dei telefoni. Grazie. Stefano, selfie! Vedete uno youtuber serio, cioè proprio la divisa, cavolo! Di la verità, la divisa, no? Il suo fascino. Il suo fascino. Stiamo facendo un'attività segretissima. Siamo ancora dentro YouTube e abbiamo il nostro Beppe che sta facendo cose. Mangiamo le mani. Abbiamo vinto. Siamo in sfida con gli altri gruppi di maledetti. Ce la faremo noi. Masterchef. Pizzeria, non andate in quella pizzeria perché praticamente ti portano il bicchiere già vuoto. Cioè, bicchieri vuoti, tanto vale che me ne rimango a casa, no? Sparisce subito, eh? Sparisce, sparisce. Pessima, veramente pessima. Poi, diciamocelo francamente, una media così piccola, cioè. Esatto, a parte che la media era troppo piccola. Era sotto la media, la media. La media era sotto la media. Sì, era una mediocre. E soprattutto, sia l'istruzione, non fermatevi mai alla prima media. No, non fermatevi mai alla prima giusto? Media. È un reato. È un reato. Dovrebbe essere punito dalla legge con fustigazioni. Obbligo scolastico. Esatto. Si abbraccia il pubblico più ampio, no? Cioè l'irrigazione del giardino la fa lo stronzo sul fagiolo con il vaso fino a no, ma dirlo ai miei utenti lo stronzo sul balcone con un vaso. Ho detto come tranquilli ragazzi, siamo più di 9000. Cioè, è peggio veramente che la C. Mi sta facendo sudare. Salute e è questa che un gruppo chissà di chi si è appena perso per Milano. Dai, andiamo dritti, io mi vedo che ci stavano guardando. Cioè, cos'è? No, non posso filmare qua? No, non ci potete spostare. Eravamo entrati alla Luis. No, incredibile. No. Perché? Perché Michael ci spiegava delle tecniche di presa. Noi come facciamo così? E siamo entrati nell'università. Ma che bisogna fare? Devi tenere la camera così, fare così. Noi siamo entrati nell'università, capisci? Caro. Qui hanno fatto dei buchi per mettere il nylon, capito? Perché si usa a fare così, si usa imbustare i buchi a Milano. Sì, perché così, altrimenti si riesce. Così non si bagnano, capito? Ho capito. La vostra creatività, però sarà una sfida. Insomma, vi dividerete sempre in squadre, poi vi spieghiamo meglio dopo. Bisogna trovare, vi lascio trovare una soluzione perché loro hanno queste riviste, quindi adesso ve ne porto un campione. Sono quelli di qua. E devono essere un po' protette dalla pioggia perché rimangono esposte.
Eccoci qua, Farmer, okay. Il makers per il sociale. Adesso, qua, sentiamo lo Stefano. Vedete, questo qua è il progetto che stiamo facendo, un porta rivista per questa struttura che ha anche funzioni sociali, quindi insomma qualche progettino carino. Dall'altra parte c'è gli altri due gruppi di maker che stanno facendo, credo, un porta riviste, e dall'altra parte un armadio che andiamo a vedere dopo. Ora mi metto anch'io con loro a finire porta riviste, ok? Ma cosa stai facendo? Mi sto a mangiare. Cosa stai facendo? Tanto lavoro merita una piccola ricompensa. È tutto buono per ora? Allora, la focaccia è buona, è passabile, però il genovese è il prosciutto, però il salame spacca di fosse. Il salame è più russa, come buono. Buono. Sebi! Arancino o arancina? Com'è? Arancino. Però arancina in dialetto. Arancina in dialetto. Ma è femminile. Siciliana arancina, no? No. Gianni. Ogni tanto salta fuori Gianni così. Daniele! Ma che? No, è che senza maschera non lo so. Ecco, hai capito? Allora, qua bella giornata, questo qua, gigantone, questo qua. Mitico. Ah, qua Sebi. Ma è una diretta, cos'era? Sebi, guarda lì. No, è un filmato. Allora, ciao ragazzi, è stata una... Guarda qua. Tieni tutto, sì, qua sono. Sono strapico. È stata un'esperienza grandiosa. Adesso torno ad essere un po' serio. Perché sai, uno... Ma quando sei stato serio? Ma... Maledetta dizione. Comunque, no, torno ad essere serio. È stata un'esperienza grandiosa. Ho conosciuto grandi youtuber, grandi persone, soprattutto all'interno, quindi come umanità. E poi, diciamo, a contorno ci sta l'attività principale per cui ci siamo incontrati, un motivo vero e proprio. Il cibo? No, vuole sì, il cibo pure. Infatti io mi stavo promettendo di fare qualche dieta, qualche cosa. Adesso ho ripreso in maniera disordinata a pranzare. Ti ho già detto che hai messo la telecamera troppo in alto. Troppo in alto, eh? Tu sei troppo basso. No, vabbè, niente. Gran giornata, io mi sono divertito moltissimo, sono molto contento di averti incontrato, caro mio. Ma anch'io, dovremmo fare qualcosa insieme. Sì, direi di musicale. Ma perché no? Ti va? No, ma... E voglio. Bene, sono qualcosina, contento. È stata un bel tutto, spero che abbiate un po' capito, è stata una bella occasione. Beh, di video ne vedrete tanti, perché praticamente tutti abbiamo filmato di continuo. Anzi, io non so se uscirà uno o due video, perché ho fatto un botto di roba, dovrò censurarlo qualcosina, però... Saranno molti video. È una sola. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, condividete, andate a vedere il video negli altri canali, vi ricordo che lui è White Ghost, quello che aveva fatto il video, che però si chiama Andrea, io lo chiamo Andrea, e basta. Al prossimo video vi ricordo che esce ogni video ogni mercoledì e venerdì. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi. PS, se sei nuovo e non ti sei ancora iscritto, iscriviti al canale, costa poco, mi rendi felice. Ciao. Naturalmente, per concludere, una cosa strana qual è? Qual è? Io e Stefano siamo rimasti. Siamo persi. Arriviamo, dai. Arriviamo. No, stavo cercando la Luis. Dov'è la Luis? Volevo entrare un attimo.